spaventa, ti rende emozionato, ti rende felice se ti diciamo, almeno personalmente, che sei una delle più belle sorprese di questo inizio di campionato? No, mi fa piacere. Sì, sono contento, però lo so io che è grazie alla squadra e grazie al Brescia e allo staff, e devo veramente dire che sono contentissimo di essere qua, perché loro mi aiutano veramente tantissimo. Ti aspettavi questa, al momento, facilità di giocare un campionato come la Serie B, che comunque è un campionato duro, dopo molte che lo provi, però è un campionato duro, questo salto ti spaventava, ma ti aspettavi questa facilità per te di invece mostrare queste qualità? No, cioè, io non direi che è facile, cioè, giocare a calcio su questi livelli, cioè, quando sei in una prima squadra, è sempre, secondo me, difficile, devi sempre essere sul pezzo, e non direi che è facile. Però io lavoro duro e la squadra lavora dura, abbiamo tutti un obiettivo e sì, quello che vogliamo raggiungere. E niente, cioè, sono contento che sta andando abbastanza bene, però sappiamo tutti e anch'io so che possiamo crescere ancora e fare meglio. Da quando sei arrivato sei stato immediatamente buttato nella mischia, cioè proprio sei sceso in campo subito e non sei più uscito. Quando Fabrizio forse parlava di facilità, non che sia facile quello che tu fai, ma ai nostri occhi, per come lo vediamo noi, sei integrato benissimo, sembri un giocatore già, non dico dell'anno scorso, ma nel senso anche come con un gioco tra l'altro nuovo, perché il gioco dello scorso anno il Brescia era anche completamente diverso. Sì, sì. No, no, infatti anche qua mi fa piacere che dite queste cose, però anche qua vi devo dire che è grazie al Brescia, è grazie allo staff e alla squadra, perché loro sono stati e sono fenomenali, mi aiutano e devo veramente dire che sono contento e che siamo come una famiglia, quindi loro mi aiutano veramente tanto che posso fare questa cosa, che, cioè, come sto giocando, e di sicuro anche grazie a loro. Il gioco di Brocchi prevede questa famosa difesa alta, cioè vuole che voi vi... È giusto, cioè, infatti, in questo modo, come vi state trovando? Bene, lo stiamo sempre provando di fare un po' di più, cioè, e secondo me piano piano anche qua cresciamo e stiamo capendo cosa lui vuole da noi e siamo d'accordissimo, perché così, se abbiamo la difesa alta, possiamo fare male ai avversari. È una cosa importantissima. Te lo aspettavi così il campionato di Serie B? O ti ha sorpreso? No, cioè, ti dico, è abbastanza tosta fisicamente, cioè, per esempio, se lo paragono alla Svizzera, è un po' meno detto duro guerra, cioè un po' più, sì, dico, meno fisico. E infatti io quest'anno posso crescere tanto, posso imparare tatticamente, posso imparare fisicamente, e sì, finora sono veramente soddisfatto di poter giocare a un campionato come la Serie B. Tornando, scusa, a questa famosa difesa alta, la cosa che trovate più difficoltà nel fare qual è? Quella che ancora, come dice il mister, dovete interiorizzare, mentalizzare? Se c'è un qualcosa che magari mi viene un pochino più difficile. È un po', secondo me, è un po', come si dice... dobbiamo avere un po' più di autostima, di provarlo anche, più coraggio, più coraggio. Esatto, di farlo. E appena troviamo, abbiamo un po' preso sicurezza, secondo me, e abbiamo fatto bella esperienza, si può sempre fare. Secondo me è un po', ancora un po' mentalmente, che siamo un po' teneri, però capiamo benissimo cosa vuole il mister e proviamo veramente di metterlo in campo. E ieri, quando abbiamo proprio chiesto al mister, che una tra le cose più belle di quella vittoria con il Cittadella è stato anche il fatto di non aver subito gol. Esatto, sono esatto. Contento, ma forse serve più ai ragazzi, perché crescono in autostima. Esatto, esatto. Cioè,
è quella cosa che anche io ho pensato, cioè è bello che abbiamo vinto 3-0, che abbiamo fatto 3 gol, però è importantissimo che abbiamo anche giocato a 0 ed è così come cresciamo. Cioè. Tu ti senti più un difensore o più un fluidificante? Come caratteristiche? No, cioè sono terzino. Però dico, ti piace attaccare? Mi piace attaccare, mi piace giocare con la palla, mi piace infatti la difesa alta, aggressiva, e perciò infatti mi trovo veramente bene. Che cosa vi ha lasciato Cittadella in proiezione anche di un'altra partita importante come quella col Bari? Non ho capito bene la domanda, proiezione? In vista della partita con col Bari, cioè che cosa vi ha lasciato da un punto di vista emotivo? Di sicuro ci ha dato infatti autostima, perché noi vediamo, lo sapevamo anche già prima, però abbiamo fatto vedere che possiamo battere tutti. Però comunque dobbiamo essere con i piedi per terra, abbiamo fatto una vittoria, è stato bello, però è già il passato, quindi dobbiamo essere sul pezzo, essere umile e prendere questa partita contro il Bari, cioè comincia da zero. Quindi sì, dobbiamo essere umili. Senza voler far pronostici, però la partita di venerdì è importantissima anche sotto l'aspetto della continuità, proprio magari anche dei risultati, di ottenere un risultato positivo. Sì, questo sì, certo, noi proveremo di sicuro a portare a casa, cioè, un bel risultato. E provando a fare le stesse cose contro il Cittadella e le cose che abbiamo sbagliato, di migliorare queste cose. Se dalla partita col Cittadella avessimo tolto Pinzi dal campo, visto che l'Airone non stava giocando, il più vecchio in campo aveva 24 anni, forse Bubnic, quindi tu che sei giovanissimo, di questa cosa sei orgoglioso o è la lunga ti spaventa un po'? No, non mi spaventa, cioè... È vero, siamo una squadra giovane, però infatti mi fa soprattutto vedere che possiamo crescere ancora di più. Cioè, io sono positivo per il futuro. Sì, fiducioso, esatto. E, sì, cioè noi non pensiamo neanche a... Quando siamo in campo non pensiamo a quanti anni abbiamo, a quello è 94, quello è 92... Non pensiamo a questo, cioè noi pensiamo solo al nostro obiettivo. Siamo sempre preparati bene per la partita e proviamo a fare le cose come vuole il mister. Quello che ha stupito di più, forse tra le cose positive che avete dimostrato in queste partite, soprattutto in queste ultime 3 partite, giocate in maniera così ravvicinata, al di là che avreste meritato sul campo sicuramente più punti di quello che avete raccolto, però è la condizione fisica. Non siete, almeno dal di fuori, non è persa una squadra assolutamente stanca. In questi giorni come vi approcciate, come vi siete approcciati agli allenamenti? Nel senso, avete quasi, diciamo, una settimana tipo, vabbè, si gioca di venerdì, sì, quindi sì. Avete sempre comunque... Cioè, si sente un po' di stanchezza o comunque invece... Sì, cioè, è normale, se fai 3 partite in una settimana un po' si nota, però infatti qua a Brescia abbiamo tutto a disposizione, abbiamo un staff veramente forte e loro sanno benissimo come... prepararci e metterci a posto per la prossima partita. Di far recuperare anche. Sì, esatto. Il tuo obiettivo è quello di tornare alla Juventus? Il mio obiettivo è fare bene qua al Brescia, perché è il mio club. Io mi sono innamorato di Brescia e io con la testa adesso sono qua a Brescia. Cioè, io non penso al futuro. Io penso alla prossima partita e poi alla partita dopo. Quindi di fare bene qua al Brescia. Tu hai detto, parlato dello stadio del Brescia, vuol dire che quello prima non era così? Cioè, in Svizzera non c'era la stessa attenzione, la stessa professionalità? Cioè, io ti dico onestamente, qua mi trovo meglio. Non dico che là si stava male, però io vedo veramente un salto di qualità qua. Cioè, si vede che lo staff è un gran staff che viene dal Milan, che è preparato e che anche loro hanno voglia di raggiungere gli obiettivi. Tu, quando parli di obiettivi, ovviamente pensi alla partita o anche obiettivi più lunghi? No, io preferisco, sono così, che io
prendo sempre partita dopo partita, cioè appena abbiamo finito una partita, se abbiamo vinto, godere la vittoria per un giorno e poi preparare la prossima partita, cioè l'obiettivo è sempre la prossima partita. Okay. Grazie. Grazie.